Olè. E ci risiamo di nuovo. Non sapevo esattamente quando avrei detto questa frase, ma amici, finalmente si torna in Italia. Cioè, non sono neanche due settimane che siamo qua dentro questa casa e siamo già qua pronti a preparare una nuova valigia, perché ci aspetta una vacanza in Italia di 14 giorni. Calcolate che questa è la prima cosa che metterò dentro la valigia, che sono tutti, e dico tutti, i regali che dobbiamo dare a mamma, che non vediamo da un sacco di tempo, raccolti in tutti i viaggi del 2023. Mi sa che ho accumulato un po' troppa roba in questi mesi che dovevo portare in Italia. In ogni caso, è tempo di andare. E ora voi vi starete chiedendo, ma Sasha, perché ci hai messo un anno e mezzo per tornare in Italia? Beh, perché questa bellissima cotoletta aveva problemi con il visto, non avendo un passaporto italiano, ma ora finalmente ce l'ha e quindi le regaliamo questo viaggio. Ho sempre sognato due cose. Uno, un trovato ragazzo italiano. E l'hai trovato pure manzo? Sì, e due, ho visitare in Italia. Perfetto, allora andiamo. Abbiamo il nostro bigliettozzo e Milano, stiamo arrivando. Posso dire finalmente che con questo passo sono finalmente in Italia. E comunque piove, è buio e fa freddissimo. Che bella accoglienza. Però abbiamo una mamma da trovare, tantissimi amici da salutare e un sacco di città da visitare. Non sei felice, cotoletta? Molto freddo. E ovviamente la prima persona che andremo a salutare sarà il mio migliore amico acustico. Ciao Rox. Ma oddio, non lo so, l'accoglienza con sto freddo. Cosa vuol dire my dick is hard, hard to find? È proprio il mio migliore amico acustico. Sono tutto stunnato dal volo e domani sarò ancora più stunnato dal fatto che ci sarà il jet lag anche solo di 3 ore. Ma abbiamo un sacco di cose da fare, quindi andiamo a dormire sperando che il tempo ovviamente domani sia migliore. Buongiorno, niente, alla fine anche oggi piove, però dobbiamo andare a fare un piccolo giretto per consegnare nell'unico appartamento che mi è rimasto a Milano, ovvero il box. Speriamo che non mi abbiano rubato niente. Vediamo se stanno ancora bene i bambini in cantina. C'è The Last of Us. C'è ancora tutto! Il monofrazio! Bene, è sopravvissuta anche la bici che è andata fino da Milano a Genova, a parte le ruote che sono tipo più sgonfie delle tette. Bro, però un regalo per te, dai, visto che sei proprio vestito per fare le rapine. E voi... Aspetta per i sabati sera a Milano. Questa casa è veramente un magazzino della Fashion Week, con tutti i vestiti che portavo qua a Milano. La metà neanche me li ricordavo. E si va a spacciare e si va a conquistare i quartieri di Milano. Dolce Gabbana con la Madonna. Tradizione. Ma cosa mi indossavo? Mi piace ancora. Ma prima di continuare con il video, vi volevo parlare di uno strumento molto importante che mi ha aiutato nella mia crescita personale, o almeno comunque in parte. E sto parlando di Audible e sono molto felice di parlarne perché l'ho usato in questi ultimi anni. Ovviamente, se non sai che cos'è Audible, sopra Audible si ascoltano un sacco di audiolibri e podcast che potete ascoltare sul tablet, sul telefono e anche sul computer. Quando volete, io a volte lo ascolto in palestra, quando sono in viaggio, quando mi voglio prendere 30 minuti per crescere, non di altezza, ma per sviluppare di più il cervello. Calcolate che ultimamente preferisco al 100% ascoltare degli audiolibri rispetto a portarmi i libri in giro. Vi vorrei consigliare 4 titoli che mi hanno aiutato tantissimo ovviamente in questo percorso. Sono libri adatti a tutti, anche per le persone che non sono abituate tanto a leggere. Questi titoli sono Riconquista il tuo tempo di Andrea Giulio Dori. Il secondo si chiama La psicologia dei soldi di Morgan House. Il terzo, super importante, è Pensa e arricchisci te stesso di Napoleon Hill. E il quarto, penso il più importante, che si chiama Padre ricco, padre povero di Robert Kiyosaki. Per me è il libro proprio per eccellenza che ti fa comprendere al 100% quello che è l'educazione finanziaria o su come dovrebbero essere utilizzati i soldi. Calcolate che è un libro di una semplicità assurda, è anche aggiunto di un sacco di immagini illustrative, dove vi spiega il punto di vista di due padri, diciamo uno povero e l'altro ricco, facendo un sacco di confronti e aprendoti tantissimo la mente. Quindi consigliatissimo questo, se ancora non l'avete ascoltato. Vi dico tutto questo perché in questo momento Audible ha un'offerta incredibile. 4 mesi a 2,95€ al mese, cioè praticamente è un regalo. Quindi invece di comprare libri su libri, ve ne potete ascoltare quanti volete.
Io ovviamente vi lascio il link in descrizione, non perdete questa occasione perché è veramente d'oro. Questa giornata a Milano continua, piove tantissimo, fa un freddo boia, ma adesso c'è la cotoletta che vi farò vedere una bellissima cosa, una bellissima sorpresa, guardate. Go, go, left, left. No. Ma che cazzo corre? Aspetta. Hai visto quanto è grande? Ma che incredibile. È molto più bella per Burj Khalifa. Ci hanno messo qualche anno in più a costruirlo. E anche il giretto al Duomo è finito. Adesso siamo saliti in Uber perché dobbiamo andare a fare una piccola sorpresa a un'altra persona che non vediamo da un po'. Mi hanno dato questo indirizzo e spero sia giusto perché sta diluviando. Mannaggia a te che non ci sei a casa. Bene, missione fallita, siamo tornati a casa. La persona a cui stavo andando a fare una sorpresa era ovviamente Stefanino, anche perché sono riuscito a trovare il suo nuovo indirizzo di casa dicendogli semplicemente la scusa: guarda, nel 2023 ho fatto un po' di viaggi e volevo mandarti dei souvenir che ho appunto raccolto in tutti questi posti qua. Riesci a mandarmi il tuo indirizzo? E appunto volevo presentarmi io come sorpresa. E il problema è che non era a casa, è a Firenze, ma so che tornerà domani e quindi ci riproviamo. È faticoso fare le sorprese, eh? Non pensavo. È arrivato anche il momento della brioche. Minchia. Grazie. Che molto. Amazing. Che cazzo c'è dentro? Perché non le fanno così buone le brioche a Dubai? Ah. Ma troppo buone. Che il bro si è affamato? Minchia, è arrivato a spaccare il locale. No, bro, ha portato la gang. Cosa sta succedendo? E comunque, dopo 2 giorni e mezzo a Milano, è tempo di richiudere il valigione e andare finalmente a fare la sorpresa alla mamma. Ovviamente non andiamo a trovare solo la mamma, ma andiamo anche a trovare il babbo, il fratello e i nonni. Tra l'altro io in questo viaggio mi sento come uno della CIA dell'FBI, perché sono tipo 3 giorni che non carico stories, perché non devo far sapere a mia madre e a nessuno che sono in Italia. Sto cercando di fare sorprese a tutti. Ma come sto partendo per la Liguria? E Stefanino, la sorpresa? Bene, dovete sapere che dopo la prima volta che sono andato, che appunto c'era la pioggia, sono tornato il giorno dopo e non l'ho trovato. Ero disperato dicendo: no, domani io devo andare in Liguria, poi per tutte le 2 settimane probabilmente non riesco più a vederlo e non riesco a fargli questa sorpresa. Quindi mi impunto e chiedo al tassista di passare comunque l'ultima volta, non sapendo se l'avessi trovato a casa. Arrivo davanti a casa sua e lo vedo uscire di casa. E questa è la sua faccia che racconta tutto. No! What the fuck? Come stai? Ti sei manifestato? Sono venuto 2 volte a casa tua e non c'eri. FBI, veramente, proprio, ti abbiamo preso. Sì, no, io ho detto, questo vuole il mio portafoglio, ma non ce l'ho, quindi... Abbiamo anche scroccato l'indirizzo di Tudor e quindi vediamo se sta in ufficio. Sì? Bella. Sono chiuso. Super professionista comunque, eh? Amatoriale. Ma oddio, insomma, lo vorrei avere uno studio del genere. Guarda che roba. Non me li spoileroni. Mica che figata. Ora vi racconto un attimino che cosa è successo sia con Stefano e sia con Tudor. Ovviamente non ho registrato molto perché io in quel momento volevo godermi un attimo i miei amici che non vedevo da 1 anno e mezzo, e appunto avendo il taxi che mi stava aspettando per poi andare direttamente in Liguria. E voi vi chiederete: ma perché hai preso un taxi per andare in Liguria? Bene, perché non solo pioveva, non solo era brutto tempo, c'era anche lo sciopero dei treni, quindi pensate che culo. Sono rimasto una mezz'oretta con Stefano, mi ha fatto vedere la sua nuova casa, veramente bellissima, penso che ve la farà vedere poi in futuro, non ho voluto spoilerare nulla. E quindi, riuscendo a beccare Stefano, il mio piano da FBI stava funzionando, perché a Stefano ho chiesto anche il nuovo indirizzo di Tudor, che ho scoperto non abitava troppo lontano. E anche la sua faccia comunque ha raccontato tutto quando ho aperto la porta e mi ha visto. Mi spiega come sta andando la sua vita, come sta andando il suo progetto Wanderlust, che continua a seguire e mi piace tantissimo. Mi fa vedere il suo studio e nulla, mi ha fatto veramente piacere vederlo sempre solare, rivedere i miei amici mi ha veramente riempito il cuore. Purtroppo il tempo era quello che era, adesso dobbiamo continuare il viaggio e le sorprese a tutti i parenti. Siamo ripartiti, siamo in taxi, direzione Liguria, direzione mamma, e vediamo un po'. Voi non potete capire cosa sto per vivere in questo momento. Arrivo a Lavagna, parcheggia il taxi, gli dico: abito là in fondo,
e vedo mia madre uscire di casa, la vedo per strada. Ho detto, cosa? Cioè, io arrivo da Stefano e lo becco che esce di casa. Arrivo alla lavagna e vedo mia madre che esce di casa. Ho detto, ma cosa sta succedendo? Mia madre, che non sa assolutamente niente, che sono già da 3 giorni in Italia, sa sciozzo, entra in agguato. Ed è successo questo. Devo pagare il taxi e c'è mia madre in piazza. Ah, è proprio lei? Sì, 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 sì. Madonna. Si entra in azione, arrivo. Vai, vai. Non ci credo. Non ci credo. No. Ciao, ma. Non è vero. Ciao. Come stai? Non è vero. Sono da 2 giorni a Milano e adesso sono uscito da te. E in taxi c'è Christine. Non ci credo. Sì, è là. Striscia la notizia, papere. Non ci credo. Non ci credo. Ciao. Dopo 2 ore, like a boss, paghiamo e può tornare a casa. Sì. Sì. Urca. Eccoci qua con il Salas. Ma ringraziamo Jacopo, grazie. Ci mancherebbe. Sono troppo felice. Da dove si urlava la banda, dove si lanciava la frutta, è rimasta sempre uguale. Eccola lì, la camera dove tutto è iniziato, amici, che ci sono ancora le pareti arancioni, per chi c'è da 10 anni almeno sa, conosce che questa è tipo, non so, la chiesa, il Vaticano, il Colosseo, è dove tutto è iniziato. Quello viene dalla casa di Milano prima che decidessi di trasferirmi all'estero. E c'è anche mia madre che si prepara alla guerra, chiaramente, ha paura che non arrivi mai più acqua ai supermercati. C'è anche un supermanzo che sorride, guardate che figo. E ovviamente c'è anche il mio Daruma, che è il grandissimo desiderio e sogno ancora non si è avverato, quello che ho fatto 3 anni fa, perché ancora l'altro occhio non l'ho disegnato. Voglio esaudire un desiderio che ho fin da piccolo: andare nello spazio, e merita secondo me il giusto riconoscimento disegnando l'occhio al Daruma. Questo sancerà forse il mio obiettivo e desiderio più grande. Ma cosa più importante, abbiamo i regali per mamma. Vieni, guarda qua. Il tè da Istanbul. No, no, non abbiamo comprato niente a Istanbul. Belli. Relax. Wow. Sì, sì, e sì. Questa? Bombe. Cioè, cosa faccio? Questa qua la metti nell'acqua calda e si apre dentro un fiore. Davvero? Certo. E si beve? No, lo butto dalla finestra. No, dicevo. Poi abbiamo la pochette di Bulgari che mi hanno regalato in prima classe quando sono andato a Dubai. A me non serve, quindi prego. Che figata. Non è stata comprata, è stata regalata, quindi ringrazio no. Emirates, non me. Ringrazio gli Emirates che mi danno anche la spazzola. Questo è, per non capire, delle Seychelles, esatto. E anche in tinta con la maglia. Sembra una Winx. Che bello, guarda, è il tuo. Una MILF Winx. Allora, poi abbiamo questo che viene da... Bellissimo. Questo è tutto disegnato a mano, un altro quadretto che viene da Bali. Ah, che andiamo a mettere? Sotto quello di Istanbul, certo. Questa casa diventava una casa dei souvenir, un museo. Va, bellissima, casa dei ricordi proprio. Sempre le Seychelles. Bello, ci picchia. Non so come ringraziarti. Dai, tranquilla mamma, andiamo avanti, andiamo avanti. Oh, wow, grazie. Bella con la conchiglia. Sì, il conchigliozzo. Conchigliozzo. È un regalo from Russia. Lo so, è quello là famoso. Sì, sì. L'ovetto che si apre. Scusate, amici, mettete velocità per due, perché con mamma è un po' tutto così. It's the north capital of Russia. Mamma mia, mamma, che bello, è fantastico. È bello. Bellissimo. Ma quanti regali abbiamo fatto dalle Seychelles? Vabbè. La calamita, vedi? Sì. Vedi che c'è una calamita dietro? Sì, 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 sì. Mi piacciono le calamite. Ma fai come i cani, tipo che scodinzolano. Un'altra bustina di tema viene dalle Seychelles. Questa è stata di vaniglia. Ah, mi piace la vaniglia. Ma cioè, mi piace tutto veramente, grazie. Un sapone a forma di fiore che sa di... palle. Cazzo. Di che? Niente, buono. Non ti avevo mai portato... No, questa è buonissima. E questi sono quelli del 2022 del Venezuela, che io mi sono dimenticato di portarti. E... Mamma, quelli con la cosa. Sono perle vere, sì, queste. Sì, lo so, lo so. E l'ultimo regalo che viene dalla Giordania. Che bella la Giordania, avete fatto un viaggio. Giordania ed Egitto. In Egitto. Sì. Vabbè, allora, questo viene dall'Egitto, che è sempre una calamita con il faraone. Grazie. Questi due dall'Egitto e quei due dalla Giordania.
bellissimi, bellissimi. Io non ho parole. Finito, siamo al 14° abbraccio. Vieni qua. Now mama will feed us. E vabbè, ma della mamma che cosa bisogna dire? Cioè, semplicemente vedere la sua faccia quando mi ha visto è stata una gioia immensa. Ogni volta che mi vede, ogni volta che mi sente, si energizza, prende energia e sta bene. Sapere che io sto bene la fa sentire bene. E quindi ho semplicemente deciso di godermela un po' e di fare un giro per le città limitrofe. A Sestri Levante ci porta la nostra bodyguard, la nostra Maranza mamma, guarda lì col borsello, incredibile. 59 anni, ti rendi conto? E non hai neanche un capello bianco? No. Qual è il tuo segreto? È vestirsi come Maranza o cosa? È avere un figlio come te. Ah, bellissimo rivedere il mare della Liguria dopo tantissimo tempo, ma non c'è un giorno bello da quando sono arrivato. La cotoletta anche alla Baia del Silenzio. Zitta, se no arrivano i pesci cani ti mangiano. Anche oggi nuovo giorno, continua la corsa per salutare tutti i parenti e quindi prendiamo la giacca, voliamo verso Genova. Non mi sono mai nascosto così tanto in vita mia, adesso dobbiamo fare la sorpresa a mio fratello. Signor Borce! Tutto bene? Eh? Dio, mi hai sorpreso. Ciao Ian, come stai? Nonno, salutiamo. Vai, 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 vai. Ciao nonno! Chi è questo qua? Com'è chi è questo qua? Chi è questo qua? Ciao nonno! Che bello di vederti! Intanto parlo sempre quel video che hai lasciato quando venivi su... Con la bicicletta? Con la bicicletta, sì sì. Milano-Genova. Che è un pacco, come un pacco! E vedi, ti faccio sempre le sorprese, ti faccio. Certo. Nonna! No! Sì! Mamma, bello! È questo! Ma, ciao nonna! È il nonno! Il nonno è qua. Mamma, già quanto? Un anno e mezzo. Vergogna. Ma come vergogna? Nonna, ma che bella che sei. Tu sei bello. Io sono bello, vabbè, ma anche tu sei bellissima. Noi siamo tutti della stessa famiglia, siamo tutti dei fighi siamo. Sì. Ciao. Mi si chiama anche semplice di canale. Clara. Clara? E Peo? No, non è italiana. Lei ha abitato in Russia tanti anni, è a Dubai. Quanti anni sono adesso? Io 89, due giorni fa. Li portate bene. Siamo tutti due del 35. Del 35. La nonna li fa in settembre e quindi dice che ne ha ancora 88. Io che gli 89 l'ho compiuti a febbraio. E ormai sono nei 90, dico 90. Hai preso una medaglia in più, Sì. Li hai toccati i 90. Figacciona una e figacciona due. Ecco, penso che questo sia stato uno dei momenti più emozionanti e anche solo adesso riguardare le clip dell'incontro con i miei nonni è stato veramente unico, soprattutto per mia nonna, perché riguardando la clip del 2020 quando sono andato a trovarla dopo il viaggio in bici e vederla che camminava mi ha fatto stare abbastanza male. Sapere adesso che mia nonna non può più camminare da sola, deve essere accompagnata, mi ha fatto veramente tanta tenerezza e ovviamente anche sorridere. Ridere dopo che le ho detto che era un anno e mezzo che non ci vedevamo e lei fa vergogna. Ma a parte questo, mi ha fatto ovviamente anche super piacere vedere mio nonno, mi ha fatto super piacere vedere mio fratello e mi ha fatto ancora più piacere vedere che Christine, la mia ragazza, comunque l'ho presentata più o meno praticamente a tutta la famiglia. E quindi anche qua ci siamo goduti un momento, siamo andati a pranzo, siamo andati a cena, siamo stati una mezza giornata insieme ed è stato veramente veramente piacevole. Mi ha ricaricato e mi ha emozionato particolarmente. E ora, visto che era quasi impossibile fare la sorpresa a mio papà perché anche lui non sapeva dove abitasse nella nuova casa, l'abbiamo chiamato direttamente per venire qua. Ve lo giuro, è quasi finita la lista dei parenti perché stiamo vedendo soltanto parenti. Mammozzo! Mammozzo! Come stai? Babbino ti ha preso un regalo? Solitamente si nasconde la droga, lì dentro. Cosa ha portato qua? No. Madreperla. From Philippine. Che bello. And this one also. Oh my god, mi piace verde tanto. Ecco, vedi, sono contento. Sono quasi invidioso, sono.
E per me, babbino, solo un abbraccio. Un bacio. Un bacio, babbino, un bacio. Bello, mi accontento del baciozzo, sì. Anche se il più swag è Ian, con giovani vecchi. Bravo, bravo. Ma siete tutti alti uguali, ma com'è possibile? Cioè, vi hanno... è uno stampino. No, Ian, giù di lì. Ci siamo svegliati prestissimo questa mattina perché dalla Liguria finalmente stiamo andando in Toscana, precisamente a Firenze. Sasciozzo arriverà anche dalla nonna, l'ultima persona da incontrare in questo viaggio per poi continuare sempre oltre. Siamo appena arrivati a Firenze, intanto ho organizzato anche la sorpresa per la mia nonna fiorentina. Va bene, appartamentino vista Burj Khalifa, però in centro storico a Firenze, vogliamo parlarne? Gabinettino quadrato alla Minecraft. Cioè, bellissimo sto appartamento. Altro bagno, doccia tutta completa in marmo. Qua abbiamo la saletta. Gorgeous. Ti piace Firenze? Ah sì, è un appartamento molto bello. Guardate qua, lettozzo, caminozzo, divanozzo, che da qua direttamente su una strada pedonale in centro storico. Posso anche lanciarmi dalla finestra e entro nell'Arno, quindi siamo proprio sul fiume. E cucinozzo, guardate che roba. Che ghiaccio. Andiamo a mangiare. E anche a Firenze portiamo il brutto tempo. Nonnina. Sei scemo. Come stai, Nadina? Ma com'è che sei sempre più bella? Bella. Sì. Ho fatto una semi sorpresa a mia nonna, anche perché non abita più in Firenze, abita a un'ora da Firenze, tipo in montagna, quindi mi era un po' complicato andare a fare una sorpresa fino a là. Ho contattato mio zio e gli ho detto: guarda, cerca in tutti i modi di portare tra oggi e domani la nonna, perché la voglio vedere dopo l'ennesimo video che feci anche lì da Milano a Firenze in bici. Le avevo promesso che l'avrei vista e non l'ho vista. E quindi non posso non vedere mia nonna, passare del tempo con lei. Siamo andati a berci un cappuccino, abbiamo passato del tempo insieme, ci siamo scambiati un sacco di chiacchiere. Vederla solare, felice. Ma ci voglio arrivare anch'io a quest'età arzilla così. Cioè, sei un po' abbassata, sei un po' allargata, però ci metto la firma, lo stampo. Abbiamo incontrato tutti i parenti, sono rimasto felicissimo, però sto veramente detumato, sono stanchissimo. Ma domani ci sarà un altro incontro. Non c'entra niente con i parenti, ma vi voglio dare un piccolo spoiler. Perché mi stanno toccando i capelli? Vedo sotto le coperte, dormo e a domani. Buongiorno amici, questo è un nuovo giorno. Scendi le scale con una sedia presa direttamente dall'Airbnb. Che hai preso una sedia? E lo vedrete tra poco? Se lo collegate e vi ricordate cosa ho caricato su Instagram probabilmente più di 2 anni fa, mi sono andato a tagliare i capelli direttamente di fronte al Duomo. Ma visto che su YouTube non ve l'ho fatto vedere, vi faccio vedere un piccolo spoiler di qualcosa che è stato fatto al Duomo, così capirete cosa faremo tra poco. Già, non mi avevi detto che avevi un negozio in Duomo? No. Ma proprio là. Siamo in un salone un po' diverso. Benvenuti nel salone artistico di Sasha e Gian. Oggi ci stavamo annoiando, abbiamo detto cambiamo un po' il luogo. Quindi avete fatto un giro e avete preso ispirazione dall'arte del posto. Questa comunque a mani basse, la cosa più trap che vedrete oggi. A me piacciono, dai, piacciono, perché a me piacciono le cose un po' strane. Io ho fatto 20 colori. Com'è? Bello? Allora, bello, molto bello. Interessante. Sì? Interessante, sì. Particolare, ok, grazie. Io mi fido di Gian, quindi a po'. Sono molto particolari, diciamo che sono nel tuo stile. Cosa sta succedendo? Sento tipo degli stantuffi. Sta facendo le sfumature di colore. Cosa? Ti ha definito il disegno. Ah, ok, l'ha reso 4K. 4K, esatto. Spacca. Ci sta? Com'è il tagliozzo? Ti piace? Ci sa fare. Bella, regà, grazie. Bella. Meno male. Come procede l'opera d'arte, Gian? Bomba! Sei sicuro di non avermi fatto pelato? Solo col ciuffo davanti, ti immagini? Mi ha appena detto, abbiamo quasi finito, vecchio, ma do sembri finto. Cioè, questa è stata la recensione. Gian, fintissimo. Sei pronto a vedere, bro? Ma che bomba sono, raga. Ta-da! Benvenuta al Duomo e alla Torre di Giotto. Devastante. Ok, ci siamo. Ma cosa sta facendo? Adesso lo vedi, non preoccuparti. E allora? Bella, bro! Allora, come stai? Grande. Tutto bene? Bentornato, tanta roba. Lo sai che dobbiamo rifarlo, vero? Sono pronto. Ci siamo. Carichi. Ma che cazzo? Te l'avevo detto che era una sorpresa. Abbiamo anche gli spettatori dal terrazzo che si godono lo spettacolo. Io mi chiedo cosa staranno pensando i turisti che vengono a vedere il Duomo di Firenze e vedono gente che si taglia i capelli. Ma che figata. Vediamo, gli ho lasciato carta bianca. Cioè, chi fa la foto al Duomo e chi fa la foto al manzo. Va bene così. Io non vedo niente, dammi un voto da 1 a 10. Quanto sta venendo bene? 11.
15? Allora perfetto. Grazie, grazie. Sono venuti a prendermi per portarmi in ospedale o per portarmi in carcere? Era per portarmi in ospedale, ok, perfetto. E il mio heart attack per le tue. Ho fatto venire qualche infartino, lo so. Un maestro è molto serio. Intergalattico. Sì. Del taglio dei capelli. Cheers. Cheers. Mi voglio vedere anch'io con questi capelli, vediamo un po'. E la Madonna, spaziali. Guarda che roba. Possiamo continuare il giro per l'Italia freschissimi. Super. Se volete essere freschi così, mi raccomando, seguitelo su Instagram perché. E per concludere la giornata a Firenze, prima di partire per un'altra città domani, volevo farti vedere Ponte Vecchio. Tutto oro su tutto il ponte di qualsiasi tipo. Tra l'altro non ero mai entrato dentro a uno dei negozi, alle oreficerie. Ci sono ancora le vecchie cassaforti, ci hanno mostrato gioielli, anelli. Avevano dei prezzi tipo incredibili. Il braccialetto che vi ho mostrato prima in vetrina tipo costava 24.000 euro. Però l'abbiamo guardato anche al microscopio, cioè veramente c'è, cioè, lo stile fiorentino per l'orificeria è veramente bellissimo. Ma in questo momento, a Cotoletta, volevo far vedere Piazza della Signoria. Signora! La signoria! Voglio un succo di arancia. Tu vuoi un altro succo d'arancia? Ma ne bevuti già tre. Vitamin C. Succo cazzo. Perfetto, potrebbe essere una pubblicità per visitare l'Italia. Oddio, gli sbatte il cazzo in testa. Oh, aveva ragione lei. È la nostra rappresentazione quella sì, statua. Esatto. Anche oggi con il nuovo taglio tamarro siamo di nuovo in partenza. Salutiamo Firenze per andare due giorni a Roma. Continua questo Italy trip. Ok, direi che ti puoi girare. La cosa divertente è che io ho visto il Colosseo un sacco di volte, ma non ci sono mai entrato dentro. Come non sono mai entrato dentro il Duomo di Firenze e neanche il Duomo di Milano, quindi in realtà sto facendo per la prima volta il turista a casa mia. Benissimo. E addirittura oggi andremo a visitare i sotterranei, non solo il Colosseo. Siamo appena entrati nei sotterranei e questa era l'esatta via di dove i gladiatori si preparavano per entrare direttamente dentro l'arena. A pranzo le esecuzioni pubbliche, che erano uno spettacolo per loro, e di pomeriggio invece gli spettacoli dei gladiatori. Sull'arena venivano messi alberi, cespugli, piante, proprio per ricreare un po' anche l'ambiente di questi animali che venivano da molto lontano. Potevano essere combattimenti tra gladiatori e animale, oppure potevano essere, diciamo, delle semplici esibizioni. Un attimo fa eravamo a camminare là sotto e adesso siamo esattamente all'interno e dovete immaginarvi che tutto quello che vedete qua al centro non si vedeva perché erano i sotterranei dove organizzavano gli spettacoli, quindi c'era tutta una specie di pedana in legno con sabbia sopra, tipo come la cosa che si vede laggiù in fondo, che anche da dentro è uno spettacolo. Quella che vedi alle mie spalle è Piazza Venezia. Wow. Grande, questo era un wow più bello, mi è piaciuto di più questo wow. Sì, sì, mi effettivamente è bello grande. Mica guarda i miei bro, quanto sono fighi. Ma non hai mai visto un gabbiano? La strada. Sono appena arrivato casualmente in questa piazza, vicino a Piazza Venezia, e l'ho riconosciuta, non essendoci mai stato. Perché ho visto il live di Tudor. Faceva il DJ qua, tipo di mattina presto, di notte. Ovviamente passeggiando per Roma non potevo che non portarti qua. Se prendi una moneta, ti giri e la lanci, puoi esprimere un desiderio. I don't have money. Va bene anche questo, tanto c'è Apple Pay. Più si diventa grandi e più si apprezzano queste cose. Cioè guardate che roba incredibile, quanto è dettagliato e quanto è curato. Invece questo sei te che al sabato sera ti scoli tutto in disco. Ok, puoi girarti di nuovo. Piccolino il Pantheon, eh? Bella casa. Arrivo un giorno, purtroppo sono passati già due giorni e quindi siamo di nuovo in partenza per andare verso l'ultima città, ovvero Napoli Centrale. Olè! Ciao ragazzi, benvenuti nella nostra camera a Napoli. Vieni qui. Eccola lì, da vera agente immobiliare. Ma in realtà non si parte dal terrazzo, però va bene. Cosa ti avevo detto? Che a Napoli ci stava il sole. Oh, dove sei scappato? Questa salta. Lettone qua, televisione. Abbiamo il bagno direttamente tutto vetrato. Olè. Un cesso? No, scusate, un cesso. La mia ragazza. Guarda che roba. E vabbè, l'ingresso, essendo che siamo in una hotel suite. E nel frattempo, visto che oggi è la festa della donna, sono sceso un attimino di nascosto giù per le vie di Napoli per andare a comprare un mazzo di fiori. Vediamo un po' quale sarà la sua reazione. Cosa c'è? Non c'è niente dietro di me. Non c'è niente dietro di me. Ti piacciono? Sì.
sì. This is from March. I don't know if in Russia is the same, but there is this type of flower in March and they gift for this type of events. So beautiful. It's like spring bouquet, really. Yes, troppo contenta. Perfetto, con i fiori non si sbaglia mai. E come ultima città finalmente la Cotoletta arriva a Napoli. Alla sua destra il castello dell'uovo o dell'uovo, non lo so. È tipo prigioni per... Non è una prigione per i pirati, però può sembrare. E alla sinistra il Vesuvio. Non credo, al massimo dice Vesuvio erutta. Tutta Napoli è distrutta, Vesuvio erutta. E perché ride? Non c'è niente da ridere, anche se la cantano pure i napoletani. E come non detto, non ce la faccio più, non ce la faccio più, non ce la faccio più, perché? Penso di essere io l'artefice che ha portato la pioggia in Italia, perché non ha senso questa cosa qua, però... Per fortuna sa sciozzo. Si è fatto un regalino. E proprio perché sta piovendo, quale miglior momento per comprarle, appunto. Oh, finalmente, visto che sono arrivato solo con le Izzy. Che belle, le volevo da una vita. Belle belle, con queste si può andare anche in montagna. Quindi probabilmente oggi quindi le indosseremo. Direttamente con le nuove scarpette, direttamente a Castel Sant'Elmo, che lei non c'era mai stata. Visto? E c'hai tutto, di nuovo anche il Vesuvio, puoi salutarlo. Però le sorprese non sono finite, perché io ho visto sempre la vista da Napoli, diciamo quella free, gratis. Però c'è la possibilità di entrare veramente fino in cima e beccarsi tutto il Castel Sant'Elmo, per non vedere solo la parte di Napoli e un po' di Vesuvio, ma vederla a 360 gradi. Quindi adesso saliremo su in cima e vediamo un po'. Un castello per una principessa, no? Per la regina, penso. Regina, scusami. Perdonami. Guarda cosa si nascondono là? I cannoni. Devastante. Hanno fatto un orologio con al posto delle lancette le spade, le lame, i pugnali. Ok, tutto a posto in sto castello. Comunque con meno di 10 minuti di camminata e con 5 euro spesi di biglietto, la vista è completamente diversa. Cioè, guardate, più o meno si vede veramente Napoli a 360 gradi. Sempre il Vesuvio. E laggiù abbiamo Capri. Capri uguale? Caprese. Caprese, sì. Salate di Caprese. Per finire abbiamo anche Procida e Ischia. Sembra la città degli dei. Il miracolo, ci siamo beccati anche l'arcobaleno. Finito anche con Napoli, si torna a Milano. 5 ore e mezza di treno per tornare su. Ho avuto un mancamento dopo che ho detto 5 ore e mezza. Si riparte. Perché ci manca l'ultima cena. La cena come Gesù e i suoi apostoli con tutti gli amici. Ci riprendiamo il nostro Italuccio per tornare a Milano. E visto che non ci stavano treni, ne abbiamo preso uno a culo, anche perché oggi è domenica, erano tutti esauriti. Abbiamo speso la bellezza di 398 euro per due biglietti. Hanno detto carrozza numero uno. Vediamo se arriva a Milano alle 15:15. Quale miglior orario per Sashops? Dove ci stanno vedendo nella cuccia dei cani? È proprio questo, posto uno e posto numero due. Ma come ti tratto io? Non è questo il tuo posto. Ma dove ci hanno messo? Ma cos'è sta figata? Attenzione, club. Ma non ci sono mai stato nel salottino, come si chiama? Luce. Ma meno male che ci stava soltanto, non ci stavano più biglietti, così abbiamo preso il più comodo per dormire. Cosa c'è qui dentro? Belle giacche. No, vabbè, devastante. Questa carrozza è suprema. Sta cazzo è push? No, vabbè, devastante. Cioè, tipo come sugli aerei. Recensione subito. Ma guarda che roba. Devastante. Posso sburare? Non credo sia la stanza per sburare questa. Ora è la classe per sburare. C'è sempre una sorpresa dietro l'altra. Oh. Ciao Napoli, grazie per le emozioni. Finalmente siamo arrivati a Milano, ci siamo preparati per la grande cena. Guardate dove stiamo alloggiando per questi ultimi due giorni. Questa reunion, questa visita dei parenti sta veramente diventando qualcosa di speciale. Siamo belli freschi per la serata. Siamo freschi. Ah, anche la Poncic. Ma guardate come si è vista bene per questa seratina. Eccoci qua finalmente, la cena con gli apostoli. E allora no, incredibile. In questa clip che avete appena visto ho organizzato negli ultimi giorni tra Roma e Napoli una cena con tutte le persone che non sono riuscito a vedere nei primi due giorni quando ero arrivato appunto a Milano. Quindi ritornato a Milano, dove avrei ripreso lo stesso aereo per poi tornare a Dubai, ho voluto organizzare una cena con appunto altri amici che non avevo visto. Ho rivisto Lucio, ho rivisto Jack, insomma tutte persone con cui sono comunque rimasto in contatto. Purtroppo non sono riuscito a vedere Deluxe perché aveva degli impegni,
e subito dopo cena, rullo di tamburi, sono andato a trovare Vegas, direttamente nei suoi nuovi studi, dove organizza tutte le registrazioni, dove lavora. Si sono espansi veramente tantissimo, non hanno più solo il progetto della The Faust, ma hanno anche della musica. Questo è il percorso che ha sempre voluto fare, e quindi vedere che si sta espandendo così tanto mi ha fatto un enorme piacere. Fatto questo, ce ne siamo andati a dormire, perché appunto il giorno dopo ci sarebbe stato il famoso addio Italia. Tutto è bene ciò che finisce bene. 2 settimane fantastiche in Italia, ma adesso si rientra a casa. Ti sei divertita queste 2 settimane? Oh, sono innamorata. Sei innamorata? Sì, montagne. Ah, ti piacciono le montagne? La prossima volta andiamo sulle Alpi. Guarda che roba è aesthetic. Ci torniamo, va bene? Sì, è contento. Prendo 10 secondi solo per ricordarvi dell'offerta di Audible, perché avrete 4 mesi a 2,95€ al mese. Mi raccomando, prendetevi 30 minuti al giorno per allenarvi. Non allenarvi solo in palestra, ma anche per allenare il cervello, come sto facendo io. E mi raccomando, leggete i libri che vi ho consigliato, soprattutto se siete neofiti degli ascolti o del leggere i libri, perché assolutamente vi apriranno la mente. Soprattutto per Padre Ricco, Padre Povero, nel caso appunto non l'aveste ancora letto o ascoltato. Il link sta in descrizione, mi raccomando, non lasciarti perdere questa offerta. Sono tornato a casa base, a Dubai. È stata un'esperienza veramente incredibile. Non vi ho neanche detto una cosa super importante, perché sia a Milano, sia a Firenze, sia a Roma, sia a Napoli, in tutte le città dove sono andato, un sacco di voi mi hanno riconosciuto, mi hanno incontrato, mi hanno chiesto una foto. Mi sono risentito vivo sotto un certo aspetto che appunto non vivevo da un anno e mezzo. Sì, mi è capitata qualche foto da fare al mall con qualche turista, con qualche follower che è venuto a Dubai, però tutto questo calore, tutta questa calca, un sacco di persone che si sentiva che continuavano ad amarmi, mi ha fatto sentire veramente veramente bene e mi ha dato un'energia incredibile. Io quindi volevo assolutamente prendere questo momento per ringraziare tutte le persone che mi hanno fermato, per tutte le persone che comunque sono ancora qua a seguirmi in tutte le nuove scorribande che sto facendo quest'oggi. Ma prima di concludere c'è una cosa importante da fare: rispolveriamo questa Insta che crea le Polaroid, perché dobbiamo fare una foto raccolta di tutti i momenti più belli con Christine per lasciarle un bellissimo ricordo. Tutte queste vanno a lei, mentre queste restano con me. Gliele andiamo a recapitare così che si possa ricordare di questo magnifico viaggio. A little gift for you. What is it? All our photo from the travel in Italy. It was mama, it was you. And from Coliseo. And this one is Uba Uba. Sì, sì. And this is 8 of the March con fiori. Vieni qui. Il Vesuvio. My love. My love. Come to me. Le è piaciuto. In descrizione trovate tutti i link, soprattutto il mio gruppo Telegram, dove in anticipo vi dico tutte le cose rispetto ai video di YouTube. Quindi vi aspetto lì, perché proprio parliamo, c'è la chat in tempo reale dove parliamo insieme. Quindi vi aspetto lì, un sacco di voi sono già entrati e mi fa un sacco piacere. Detto questo, io vi mando un bacione, un abbraccione a tutti. Ci si becca sabato prossimo con un nuovo video e ciao ragazzi. Che diavolo di avventura è stata.